Consigliera Salsi, ho già anticipato la risposta scritta da parte dell'assessore Rizzonervo, cui era rivolta la domanda tutela della fauna urbana, per cui lei ha chiesto di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Allora, il Comune di Bologna sappiamo che ha un regolamento per la fauna urbana che vieta all'articolo 16 sul territorio comunale, vieta, dicevo, di utilizzare o di esporre in attività di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche. Purtroppo l'ordinanza del TAR di gennaio 2014 ha sospeso questo regolamento del Comune di Bologna nella parte appunto che limita l'uso di animali esotici nei circhi. E da notizie di stampa si apprende che a seguito di questa ordinanza e della relativa sentenza del TAR, lo stesso Comune non abbia dato risposta, ahimè, ad associazioni animaliste che chiedevano quali intenzioni avesse in merito, ovvero se intendesse ricorrere ai successivi gradi di giudizio. Allora, questa sentenza del TAR annulla quindi quella parte di regolamento che pone norme restrittive, non divieti assoluti di attendamento, per intenderci, sui circhi. Le associazioni ambientaliste denunciano, posizione che io personalmente condivido appieno, un preoccupante passo indietro sul piano sia etico che culturale e politico, e auspicano che il Comune assicuri un'efficace difesa al proprio e nostro regolamento. Prendo quanto scritto nell'articolo perché spiega molto bene qual è la situazione. Il regolamento adottato nel 2009 è stato il primo provvedimento in Italia ad affermare un principio etico avanzato, facendo propri gli indirizzi della Convenzione internazionale sulle specie minacciate, insediata presso il Ministero dell'Ambiente, ha posto il divieto ai circhi di utilizzare negli spettacoli felini, elefanti, orsi, primati, lupi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, foche, cetacei e uccelli rapaci, animali che la Commissione ha dichiarato incompatibili con la detenzione al seguito di circoli e spettacoli viaggianti. Quindi si parla dell'utilizzo all'interno degli spettacoli, non del divieto sul suolo del Comune di Bologna di attendare comunque circhi che abbiano questi animali, semplicemente non si vuole che vengano utilizzati per gli spettacoli. Allora, il TAR purtroppo ha detto che il nostro regolamento, così come ha fatto, non andava bene ed ha annullato questo regolamento. Allora, io credo che sia, riprendo sempre le parole citate dalle associazioni, credo che sia importante ribaltare la decisione in primo grado, perché significherebbe affermare il diritto della città di Bologna e della sua comunità di scegliere un diverso rapporto con gli animali. Non si tratta di stigmatizzare il circo in quanto forma di spettacolo, ma di preferire un circo che sappia divertire senza sfruttare esseri viventi e senzienti. Dietro l'aspetto apparentemente festoso degli spettacoli circensi si cela un mondo di crudeltà, una prassi consolidata di maltrattamenti per addestrare animali a comportamenti innaturali, catene e detenzioni in gabbie minuscole e spoglie, lunghi viaggi e tutto questo da condannare. Quindi, a seguito di questa sentenza, chiedo come intenda procedere l'amministrazione e in particolare se non ritenga opportuno ricorrere a tutti i gradi di giudizio per difendere l'attuale regolamento che, ripeto, non impone divieti assoluti per l'attendamento, ma solo divieti in merito all'utilizzo ed esposizione degli animali esotici. Inoltre, quando ci fu l'ordinanza di gennaio 2014, feci un'interpellanza appunto per chiedere informazioni in merito e mi fu risposto che l'ente avrebbe fatto una valutazione per valutare una parziale modifica dell'articolo 16 del regolamento della tutela della fauna urbana. Chiedo quindi se questa valutazione è stata fatta e quale ne sia l'esito e se a questo punto il Comune intenda modificare l'attuale regolamento e in che termini.